Ciao a tutti, io sono Andrea Ivanò e vi do il benvenuto in questo nuovo capitolo della serie. Oggi vi racconterò dell'ascesa di Nyssa Revain, un'altra fondatrice dei Guardiani. Vediamo qual è la sua storia. Nyssa è originaria di Joraga, un villaggio elfico sul piano di Zendikar, e abita con sua madre Miro. Sia la sua famiglia che l'intera tribù sono consapevoli dei suoi poteri. Nyssa infatti è l'ultima animista di Zendikar ed è in grado di comunicare con le forme di vita e con il piano stesso molto meglio di qualsiasi altro druido o sciamano del suo mondo. Proprio a causa del suo forte legame con Zendikar, le notti della sua adolescenza vennero occupate da sogni in cui incontrava l'essenza vitale del piano. Però ben presto questi sogni si trasformarono in incubi. I sogni infatti venivano interrotti dalla comparsa di una forza oscura e opprimente che, espandendosi, cominciava a inghiottire tutto quanto. Non passò molto tempo che le urla nel sonno della giovane elfa vennero notate e, naturalmente, cominciarono a destare molta preoccupazione fra gli abitanti del villaggio. Finché non arrivò il giorno in cui la tribù di Nyssa decise di esiliare lei e sua madre proprio per evitare di attirare sciagure o minacce che avrebbero potuto danneggiare l'intero villaggio. Ma Nyssa decise di scappare e di partire da sola, addentrandosi nelle foreste del continente. Poco dopo essersi inoltrata nella foresta, Nyssa venne approcciata da un flusso luminoso simile a quello nei suoi sogni. All'inizio fu intimorita, infatti provò a scappare, ma i suoi tentativi si rivelarono vani. Infatti, dopo un breve inseguimento, venne raggiunta e avvolta da questo flusso e finalmente comprese con cosa stava avendo a che fare. Quella era l'anima di Zendikar e stava provando ad entrare in contatto con lei. Sentì tutta la potenza e la vita del piano scorrere dentro di lei. E finalmente comprese cosa volesse dire essere l'ultima animista rimasta. Dopo questo primo momento di contatto, Nyssa ebbe anche una visione. Vide se stessa, però in una versione più potente e determinata, scrutare da lontano il picco di una montagna. Al suo interno sembrava risiedere qualcosa di malvagio e si vide sollevare le mani per lanciare un incantesimo. Successivamente tutto venne avvolto dalla luce. Al suo risveglio il flusso era scomparso e Nyssa scoprì di non essere sola. Infatti trovò accanto a sé Mazik, il suo amico, che l'aveva seguita durante la fuga ed era finalmente riuscito a raggiungerla. Anche lui aveva visto l'anima di Zendikar interagire con la sua amica. E infatti, poco dopo, il flusso ricomparve per guidarli verso la loro meta, la montagna che conteneva quella presenza oscura e misteriosa. I due camminarono per giorni interi, sempre accompagnati dall'essenza del piano. Uscirono addirittura dalla foresta, attraversarono un deserto e arrivarono ad una palude dove subirono un'imboscata da parte di alcuni vampiri che catturarono Mazik. Vedendo in pericolo la vita del suo amico, Nyssa reagì istintivamente evocando dal terreno un enorme elementale che riuscì a uccidere alcuni vampiri e a mettere in fuga gli altri. Con quell'elementale Nyssa ha scoperto e dimostrato i suoi reali poteri e ha capito finalmente quanto fosse importante per lei l'energia di Zendikar. Infatti ormai lei era diventata praticamente una sola cosa con il piano. Come se non fossero bastati i vampiri, successivamente Nyssa e Mazik si trovarono di fronte a una delle manifestazioni del Torbido, un fenomeno dovuto all'instabilità del mana di Zendikar che faceva improvvisamente scatenare la forza degli elementi. Fu allora che Nyssa comprese: il Torbido non era altro che una reazione di rigetto del piano stesso a quella presenza aliena che era stata sigillata al suo interno, e fu così che Nyssa si convinse ancora di più ad andare verso la sua meta per cercare di liberare dalle sofferenze il suo piano natale. Camminarono ancora per giorni, accompagnati ancora dall'essenza vitale del piano e dagli edri fluttuanti che erano ormai divenuti onnipresenti in tutti i tipi di panorama. Più ci si avvicinava alla montagna, più questa influenzava il benessere fisico e psichico, ovviamente in modo negativo, degli esseri viventi nelle vicinanze. Capirono di essere arrivati quando Mazik e l'elementale che Nyssa aveva evocato per aiutare a trasportare il suo amico avevano cominciato ad accusare dei segni di debolezza e degli svenimenti. Nyssa così decise di proseguire da sola, ordinando al suo famiglio di accompagnare Mazik a casa e dandogli il suo addio. Una volta percorso l'ultimo tratto di strada, Nyssa capì che era giunta nel luogo in cui si era vista durante il sogno. Era finalmente quindi giunto il momento di liberare Zendikar da quella sofferenza e fu proprio a Zendikar che Nyssa chiese il suo aiuto. Il piano non tardò a rispondere alla richiesta di Nyssa, che fece quindi avverare ciò che era successo nella visione, allungando le mani e facendo confluire verso il picco della montagna tutto il potere del piano. Dopo l'incantesimo, Nyssa si aspettava di trovare davanti a lei il suo nemico,
però inizialmente sembrò non accadere nulla. Poi gradualmente quel ronzio distorto che si ripeteva in continuazione divenne una risata e crebbe di intensità fino a causare un'esplosione talmente forte da generare un'onda d'urto di follia. La mente di Nissa venne travolta da quest'onda, che la fece cadere in ginocchio dolorante e che rivelò alla sua psiche le intenzioni dell'entità che aveva liberato. Questo voleva consumare Zendikar. La fine di tutto era arrivata e lei era stata la causa della sua liberazione. Mentre urlava agonizzante, Nissa venne colpita da una seconda onda d'urto e, credendo di stare per morire, qualcosa dentro di lei si accese, portandola via da quel luogo di distruzione. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete like qui sotto e se volete seguire le mie attività iscrivetevi al canale, mettete mi piace, seguite su Twitch e cose del genere. Ciao! Infatti si presentava una forza oscura e opprimente che ingrandendosi inghiattiva. Poco dopo